Parliamo di questo patto di stabilità, come dobbiamo valutarlo? Un miglioramento, un peggioramento? È una calata di braghe da parte del governo? Come dobbiamo leggerlo? Ma io prima darei un'immagine complessiva, poi se vuoi entriamo anche nei dettagli tecnici, ma penso sia importante prima avere poi un quadro complessivo. Ma io la chiamerei la non riforma del patto di stabilità e crescita. Cioè, ricordiamoci che il patto di stabilità e crescita è stato per la prima volta introdotto nel 1997, poi varie volte modificato. Ora ci troviamo in un mondo totalmente diverso. Ci troviamo nella terza guerra mondiale a pezzi, ci troviamo che dopo una pandemia comunque i debiti pubblici sono schizzati, ma l'Europa si trova ancora a stare a pensare allo 0, alla percentualina, mentre il mondo va in fiamme. Cioè, penso che il punto politico sia la totale assenza di visione politica e storica delle elite europee che continuano a litigare su niente, sui fogli Excel, ecco, direi, è la politica dei fogli Excel quando il mondo sta andando alla catastrofe. Noi siamo qui sempre a litigare sullo 0,2%, sul deficit strutturale, sull'analisi di sostenibilità del debito. Quando stiamo per essere fagocitati da un punto di vista industriale a causa dei prezzi dell'energia, a causa del costo del lavoro, a causa di questa globalizzazione folle, noi ancora rispondiamo con la vecchia ideologia. Purtroppo tedesca, purtroppo va ammesso che qui una delle maggiori responsabili della mancanza di visione è proprio l'elite tedesche, che non riescono a uscire da questo terrore della spesa pubblica, da questo terrore dell'inflazione totalmente infondato, perché l'inflazione è dovuta, come sappiamo, a costi energetici per via delle posizioni geopolitiche dei paesi europei. Quindi il punto politico è che questo patto di stabilità replica le stesse logiche di austerità, non si discosta dalla visione complessiva. C'è un piccolo miglioramento, per cui questo va riconosciuto rispetto alle logiche che sarebbero rientrate automaticamente nel prossimo anno. Questo nuovo patto prevede minori pesi di austerità per l'Italia. Però appunto direi magra consolazione, perché qui avremo bisogno di un cambio, di una rivoluzione dell'assetto istituzionale dell'Europa, e questa riforma è l'ennesima conferma che questa rivoluzione non avverrà, non può avvenire, e se avverrà, avverrà solo al di là di questa Unione Europea, ecco, al di là di questa istituzione, oramai devo dire un po' in fallimento. Ecco, ma noi concretamente che cosa ci siamo impegnati a fare, no? Giusto per capire quali saranno le condizioni. È vero che ancora non abbiamo visto il testo, perché almeno io non l'ho visto, a noi giornalisti non è arrivato ancora, non è circolato. Però, insomma, mi sembra che ci siano dei parametri, comunque un pochettino appunto, di austerità la sentiremo anche a livello terra, diciamo, al nostro, no? Se capisco bene, anche perché noi insomma, siamo tra quelli che vengono guardati con sospetto proprio per le dimensioni del nostro debito. Infatti, Repubblica dice che l'Italia ha un debito oltre il 90%, dovrà ridurre il disavanzo all'1,5% del PIL. Sì. Allora, questa riforma appunto è un po' un mix tra la proposta che fece la Commissione e le introduzioni, le clausole che ha voluto la Germania proprio per farsi amare di più dei suoi partner europei, quindi diciamo dei vincoli ancora più stringenti che ha voluto la Germania. Quindi c'è una sorta di braccio ordinario del nuovo patto di stabilità che si fonda sui parametri della Commissione e quindi su dei piani quadriennali o ampliabili a 7 anni di riduzione del debito pubblico fondato sul criterio della spesa primaria netta, quindi la spesa al netto di interessi e ammortamenti automatici. Questa era l'idea della Commissione. La Germania ha introdotto alcuni elementi. Innanzitutto, il limite del 3% del deficit che c'era a Maastricht viene ridotto all'1,5% per i paesi sopra il 90% di debito. Quindi l'Italia, la Francia, la Spagna dovranno avere un deficit dell'1,5%, che per carità è meglio del deficit strutturale nullo che ora prevede le regole di bilancio, per cui appunto è un leggero miglioramento. Il punto è che se si ha il deficit superiore al 3%, come è l'Italia ora,
si devono fare dei percorsi di aggiustamento molto stringenti, appunto un aggiustamento dello 0,5% strutturale annuo per arrivare al 3%, ma siccome poi il nostro obiettivo è l'1,5%, dobbiamo ridurlo ancora con ulteriori piani di 4 di 7 anni di riduzione del 4% di deficit strutturale annui. Dopo che abbiamo ripianato la questione del deficit, si passa al criterio del debito, che deve essere ridotto dell'1% annuo per tutti i paesi, appunto, con il debito superiore al 90%. Ora, forse gli ascoltatori avranno pensato che questa è una sorta di supercazzola, e probabilmente hanno ragione, perché è un disastro di confusione di criteri molto difficili da implementare, lo ha detto anche Gentiloni. Ma se si leggono i giornali oggi si capisce la confusione che regna anche nell'opinione pubblica, perché non hanno capito molto bene i criteri, perché appunto sono diversi e si sovrappongono. Per cui appunto questa confusione segnala la mancanza di fiducia tra i paesi e quindi questi vincoli molto stringenti e a volte anche contraddittori. Passando alle cifre. La stima media dei prossimi anni è un aggiustamento di circa 15 miliardi di austerità annui per l'Italia, che la NADEF in parte aveva già considerato, per cui non ci dovrà essere una manovra correttiva prima delle europee, però il punto è che chiaramente nella riforma, nella legge finanziaria del 2025 si ritorna alla vecchia amata austerità e temo che le misure del governo simbolo, ad esempio il taglio del cuneo fiscale, sarà molto difficile da realizzare, per cui poi tutte le varie problematiche di tutti i governi italiani arriveranno al nodo, cioè la questione economica e i vincoli europei.